Non è un riflesso, un'illusione, come quella della luna nel pozzo. Le lune dell'artista Paola Romano sono realmente scese nella Roma sotterranea, incastonate tra gli scavi dell'antico stadio di Domiziano, sotto Piazza Navona. La raccolta dell'artista, dal titolo Silenti riflessi, splende negli spazi espositivi del museo in via di Tor Sanguigna fino al 2 luglio 2017. Paola Romano, Silenti riflessi e parliamo di luna, ma tu sei l'artista della luna? Certo. Allora, tante lune contestualizzate in un contesto archeologico dell'antica Roma, è molto emozionante, non è vero? Molto, molto emozionante, anche perché i romani antichi credevano molto nella luna e facevano tante cose, anche i muri, secondo i viaggi della luna. E in questo contesto tu sei riuscita a creare un ambiente completamente diverso? Beh, mi pare di esserci riuscita, credo, no? 45 le opere esposte, scelte tra le sue famose lune, realizzate sia in polimaterico classico che in tecnica di affresco, e le nuove e suggestive opere scultoree in resina dalla forma sferica di grandi dimensioni, ispirate agli astri e allo spazio. La mostra, ideata da Emanuele Lamaro ed Amedeo De Mitri, è prodotta da San Giorgio Investimenti d'Arte di Antonio La Gioia, gruppo che da oltre 20 anni opera nel mercato dell'arte, organizzando eventi culturali di grande prestigio. Che tipo di opere hai voluto selezionare per questa mostra? Allora, solo lune, perché in questo contesto mi sembrava meglio solo le lune. Solo le lune perché i romani amavano molto la luna, facevano tante cose. E avete anche scelto delle opere d'arte di diversi colori che rappresentano anche i pianeti? Certo, sono tutti pianeti diversi, anche se si chiamano lune. In tanti sono accorsi per essere stregati dalla luna dell'artista Paola Romano. In migliaia non sono voluti mancare alla mostra della visionaria artista. Tra gli estimatori della Romano, accolti come sempre da Emilio Sturla Furnò, molti amici, cultori del campo, appartenenti al mondo delle istituzioni, dello spettacolo e semplici appassionati per una mostra dove vengono messe in evidenza le virtù del mettere insieme, dell'accostare, dopo un lavoro di preparazione e di intelligenza architetturale, una bella rassegna di lavori che non soffre mai la stanchezza o anche, se la soffre, l'ha metabolizzata bene e si presentano come oggetti di desiderio che determinano la galassia delle immagini, la forza del possesso. È stata anche una serata di spettacolo, grazie all'esibizione live della giovane pluripremiata artista Federica Pento, che ha interpretato L'Unincanto, scritta e arrangiata dal maestro Gianluca Sole. La canzone è dedicata al viaggio di una stella cadente percepita dalla luna, e in un'ottica completamente diversa dagli uomini che popolano la Terra. Silenti riflessi dell'artista Paola Romano sono visibili fino al 2 luglio 2017 presso gli scavi dell'antico stadio di Domiziano sotto Piazza Navona, negli spazi espositivi del museo in via di Tor Sanguigna.